Quest'altro video è molto simile al precedente che abbiamo visto fatto all'Equatore in Kenya. Qui invece ci troviamo all'Equatore in Uganda. Questa linea rappresenta l'Equatore, a sinistra c'è l'emisfero nord e a destra l'emisfero sud. Ecco qua, sud e nord, e questa è la linea che divide i due emisferi. Questo signore ha una bacinella sempre con un foro e un secchio d'acqua. All'inizio si mette esattamente sulla linea dell'equatore, riempie la bacinella on the equator e fa vedere, poi mette dei fili d'erba sull'acqua e fa vedere che all'equatore questi fili d'erba non ruotano. Perché? Perché l'acqua, the grass doesn't twirl, l'acqua non scende praticamente senza girare. Beh, quasi senza girare. Poi nell'emisfero nord, the northern hemisphere, fa vedere che invece i pezzettini, i filetti d'erba ruotano, cioè l'acqua praticamente ruota nettamente in senso orario. The grass twirls clockwise in senso orario. Come sappiamo nell'emisfero nord, infatti, gli oggetti vengono deviati dalla linea retta e curvano sempre verso la destra rispetto al moto. Invece nell'emisfero sud, Southern Hemisphere, vediamo che i fili d'erba girano in senso antiorario, cioè la deviazione degli oggetti in moto avviene curvando a sinistra. Vediamo la scritta: The grass twirls counterclockwise, cioè in senso antiorario, l'erba gira in senso antiorario, come vediamo qua.